Sinistra, siamo online. Ecco, allora buon pomeriggio a tutti. Sono molto contenta di riprendere con l'incontro sugli archivi privati e il collezionismo con Giuseppe Garrera, il ciclo dopo la pausa estiva di incontri della Biblioteca Elio Pagliarani. La Biblioteca Pagliarani ha dedicato molto, molto, molto attenzione, dedica molta attenzione al materiale conservato negli archivi privati, e tant'è vero che nel corso degli ultimi 2 anni abbiamo ospitato, per esempio, Monica Grossi, dirigente della Soprintendenza Artistica di Roma e del Lazio, Carlo Alberto Sitta, proprietario dell'archivio del Laboratorio di Poesia di Modena, Francesca Bernardini e Cecilia Bello, che curano l'archivio del Novecento all'Università La Sapienza di Roma. Poi abbiamo avuto un incontro con Emanuela Carbè sugli archivi digitali e sulla loro conservazione, un paio di incontri anche, anzi, e un incontro il restauratore dello studio Crisostomi, il dottor Marco Biasiotti, che ci ha parlato dell'aspetto concreto della conservazione dei documenti d'archivio. E quindi adesso, dopo averlo ringraziato, grazie Giuseppe Garrera di essere qui con noi, ti do la parola e sono molto curiosa. Giuseppe è anche uno scrittore, è stato redattore di alcune importanti riviste, è un bravissimo, importante organizzatore culturale, si devono a lui alcune fra le più importanti mostre che sono state curate a Roma negli ultimi anni. Faccio l'esempio di quella stupenda dedicata a Pasolini e a Moravia, che ha avuto sede nel GIL. E quindi che altro devo dire di lui, che è un collezionista, che è molto competente in questa materia, che ci potrà raccontare moltissime cose, moltissimi aneddoti relativi a questo argomento, perché gli archivi privati, diciamo, sono una linfa, sono nutrimento, dovrebbero essere linfa e nutrimento per le istituzioni pubbliche, che spesso però si dimenticano questa parte. Ecco, a te la parola, Giuseppe, grazie. Grazie, grazie dell'invito, grazie a voi. Allora, sì, pensavo così di fondamentalmente raccontare anche di quello di cui mi sto occupando in questo momento, come raccolta, come caccia, come operazione di archeologia. Intendo che come primo elemento direi che il collezionismo ha una particolare passione per il mondo poetico, cioè la poesia è un campo privilegiato per il collezionismo. È il collezionismo che raccoglie oggetti, feticci, che raccoglie documenti, che colleziona. Perché la poesia è un campo privilegiato di un certo tipo di collezionismo? Perché la poesia, le avventure poetiche, il panorama della poesia è un panorama disastrato. È un panorama di naufragi, di oblii, di frettolose trascuratezze. Parliamo soprattutto di una vera e propria tradizione. Pensiamo cos'è stata la poesia degli anni 70, 80, 90, che spesso è stata una poesia di autogestione, di piccole, coraggiosissime case editrici, di autoproduzione, di ciclostilati, di piccole plaquette, di inserimenti di propri versi e interventi in riviste, chiamiamole remote, marginali. Cioè la grande poesia, una delle più importanti avventure della grande poesia avviene fuori dai consigli di amministrazione della letteratura. Questa è una espressione di Anna Maria Ortese, ma soprattutto ricordo un passaggio di Carlo Bordini, che mi piace ricordare, avremo modo di parlarne, in cui Carlo Bordini diceva: uno dei problemi del poeta,
è quello di diventare un letterato. Nel momento in cui diventa un letterato, diventa un ex poeta. Cioè, molti poeti sono ex poeti perché si sono rivestiti di letteratura. Nel momento in cui un poeta è svestito dalla letteratura, il che significa anche dai poteri della letteratura, dell'amministrazione della letteratura, delle dinamiche delle case editrici, della dinamica, se vogliamo, dei consigli di amministrazione universitaria e di ricerca, in un certo senso si muove in campi e in gradi di libertà, in gradi di sofferenza, in gradi, se vogliamo, di emarginazione, di fatica, di guerriglia. Ad esempio, Carlo Boldini, che andava a leggere i propri versi e a dirli, invitato sempre, senza mai dire di no, diceva che c'è tutta una storia della poesia che è una storia di militanza. Allora, che cosa comporta questo? Che a livello collezionistico, non dimentichiamo un elemento, chi è collezionista lo sa, il collezionista interpreta gli elementi culturali come manufatti anche, e cioè per lui non c'è solo il verso, ma c'è l'incarnazione del verso in quella plaquette, in quella rivista, in quel volumetto, in quel ciclo stilato, e cioè è anche l'incarnazione della poesia, cioè una storia dei manufatti della poesia, delle deboli riviste, delle fragili plachette, dei ciclostilati, delle piccole edizioni per amici, è una storia della incarnazione della poesia attraverso il corpo della poesia. Bene, il corpo della poesia spesso è un corpo di rarità che si perdono, che si smarriscono, che diventano facilmente introvabili, che si fa fatica a recuperare, fino a quando non si ha la fortuna per un poeta di entrare nelle grandi collane e diventare un ex poeta, un letterato. Sono un po', ovviamente, volutamente estremista, paradossale in questo. E cioè è come se ogni grande poeta o ogni grande esperienza poetica debba vivere l'esperienza della clandestinità e della guerriglia poetica. E cioè di non far parte di un esercito regolare. Dunque, questo che cosa comporta? A livello collezionistico comporta una ricerca, una caccia di tipo archeologico, delle pubblicazioni, delle stampe, delle fragilissime incarnazioni della poesia. Tenete presente un fatto, recentemente mi hanno chiesto degli aiuti per una bibliografia di Carlo Bordini, cioè per poter fare una scheda bibliografica delle pubblicazioni di Carlo Bordini. Ebbene, solo la caccia in mercatini, in biblioteche dismesse, in dispersioni di patrimoni di critici d'arte e letterati hanno permesso, nel mio caso personale, in anni di raccogliere pubblicazioni, piccole plachette, ciclostilati, e ad avere, non dico la completa incarnazione poetica di Carlo Bordini. Perché? Perché la caccia non è finita, perché noi non abbiamo una bibliografia ufficiale, probabilmente non l'avremo mai, cioè non riusciremo mai a ricostruire la mappatura poetica. Vi faccio un esempio che mi ha molto colpito. Per altre ragioni, cioè per ragioni di interessi di studio politico, stavo sfogliando pochi giorni fa, dopo aver dato delle indicazioni bibliografiche sull'opera di Carlo Bordini, stavo sfogliando il giornale, il mensile, non so se avete presente, I Volsci. I Volsci era un mensile dell'autonomia operaia. Qui a Roma del 1978 si intitolava I Volsci, era un giornale che, con un intento fortemente guerresco e di lotta, aveva adottato questo nome, I Volsci, proprio perché in quei momenti, dopo la retata del 77, I Volsci era diventato il sinonimo dei covi dei terroristi, covo di sovvertitori e guerriglieri armati. Dunque loro si misero l'indicazione I Volsci, una pubblicazione molto rara, molto cercata dagli storici. Ebbene,
mensile numero uno dei Volsci, cioè nel primo numero dei Volsci del 1978, c'è una rubrica di poesia. Cioè all'interno c'è una rubrica di poesia in cui abbiamo un dettato, cioè una presentazione in cui si dice, vi do un po' un riassunto brevissimo, qui non vengono accolte poesie militanti, non c'è poesia militante, cioè non è un giornale che vuole poesie militanti, vuole poesie che siano il più possibile aderenti alla realtà, che non siano di retorica e che possano darci una ricerca non stereotipata della vita e del linguaggio. Ebbene, 1978, febbraio 1978, primo numero dei Volsci, in questa rubrica di poesia all'interno di un giornale militante di autonomia operaia, abbiamo una poesia di Carlo Bordini. Una poesia di Carlo Bordini viene pubblicata e appare in maniera commovente. Appare in maniera commovente perché è una poesia assolutamente di ironia straordinaria, ironica, dove lui sta al bar e pensa di essere pieno di donne e poi sta semplicemente immaginando mentre mangia il cappuccino. E dunque nella realtà privata di tutti i giorni. È un coprimetto molto bello e molto famoso di Carlo Bordini. Allora, che cosa abbiamo qui? Abbiamo il fatto che il collezionista ha un atteggiamento archeologico con la realtà, e cioè ritiene, ha due atteggiamenti, uno archeologico, cioè che il presente è già archeologia, perché queste esperienze si inabissano, si perdono, si smarriscono. Io direi che quello che mi colpisce come collezionista è la mole incredibile di naufragi che avvengono, di dispersioni. Prima di tornare alla biblioteca che sto studiando di Carlo Bordini, che dunque costituisce un documento per me importante, cioè la biblioteca dei poeti, i libri dei poeti, ah, non i libri pubblicati, i libri letti, è una delle mie ossessioni, cioè diciamo, i colloqui spirituali avuti avendo in mano dei volumi. Allora, prima di affrontare questa narrazione, volevo raccontarvi una cosa che mi è successa, mi è accaduta di recente. Mi reco appena prima di Ferragosto, prima di Natale, prima di agosto, scusate, prima delle ferie, a Porta Portese. E a Porta Portese noto, avete presente come succede a volte oniricamente, no? Nei sogni? Noto degli oggetti in una bancarella, in un robbivecchio che aveva messo i suoi oggetti sulla bancarella. Noto dei materiali che mi sono familiari ma che ho sognato o che credo di aver sognato. Uno lo vedete, lo intravedete qua dietro, che è quel ritratto che ho messo apposta di quella ragazza siciliana ottocentesca di cui vedete appena la cornice, al limite poi vi faccio un attimo, ve la sposto. Ma no, non si vede bene, si Guardate, vede quella che solo. vedete qui in lontananza, Ah, quella ecco, ragazza sì. di lì. Allora attenzione, vedo quel ritratto. Cioè, osservo quel ritratto e non capisco come è possibile che io abbia nei miei occhi quel ritratto. Non so dove l'ho memorizzato, ma mi fermo e comincio a indagare quello che c'è in questa bancarella, che chiaramente sta versando sui tavolini, sulle tavole, sta rovesciando sulle tavole l'interiora di una camera, di una casa. È chiaro, questo è il ritratto che viene da una casa. Poi ci sono degli oggetti, ci sono delle penne, ci sono dei fogli, ci sono delle fotografie. Teniamo presente che lo scasamento, lo svuotamento di una casa, soprattutto se è stato di un intellettuale, di un cultore, di un poeta, è un disastro, è un vero e proprio naufragio, è un incendio. Allora, che accade? Che a un certo punto noto un foglio solenne, di quelli che sono le dichiarazioni di nomina, prendo subito, c'è una nomina da commendatore, una nomina da commendatore, in cui Vittorio Emanuele III d'Italia, lo vedete al rovescio, credo, ma lo vedete, no? E non so, ve lo leggo io,
questo commendatore, che è stato appena nominato commendatore, è Antonio Pizzuto, è lo scrittore Antonio Pizzuto. Ma pensate, due mesi fa a Porta Portese è stata rovesciata e disseminata la stanza e lo studio di Antonio Pizzuto. Quel ritratto che vi ho fatto vedere, la madre Maria Pizzuto, di Antonio Pizzuto, perché ce l'avevo negli occhi? Semplice. Dopo l'ho saputo. Perché, amando io molto Antonio Pizzuto, avevo i filmati con lui che legge alcune sue cose su YouTube in una stanza dove c'è il ritratto di sua madre dietro e gli oggetti. Dunque io quegli oggetti li avevo negli occhi. Mi erano familiari. Ah, cosa ho fatto? Ho comprato tutto. Ma non c'era, scusa, non c'erano degli eredi? Adesso ci arriviamo. C'è una fondazione anche a Roma di Pizzuto. Immaginatevi la mia stupefazione, che è onirica. Cioè, uno dei giganti per me della letteratura del Novecento, sperimentatore, eccetera, io addirittura, come in una sorta di impudica dimostrazione e disseminazione della sua intimità, vengo a vedere, a toccare carte, oggetti come le fotografie di sua madre, ma soprattutto i libri della sua biblioteca, continuo, ma soprattutto alcuni suoi dattiloscritti, alcuni suoi scritti. In più c'è una cosa che mi colpisce, così vi faccio vedere come funziona il cervello di un collezionista, no? In una sorta di patologia di elementi. Nel mio amore per Antonio Pizzuto, tanti anni fa, tanti, non tantissimi, avevo letto quel libretto della Delphi di Getulio Alvi, Eccentrici, non so se avete presente, Eccentrici, dove lui racconta storie di strani personaggi, tra cui Antonio Pizzuto, perché Antonio Pizzuto è un poliziotto, è un questore. Da questo recupero che ho fatto c'è un ordine, una misura. Ad esempio, tutte le volte che lui alla Levi ci manda i suoi racconti, poi c'è la copia con scritta la ricevuta, attaccata la ricevuta del giorno e il costo della spedizione dei suoi scritti per le pubblicazioni. Dunque i dattiloscritti che manda sono tutti in copia piccolina, ordinata in fogli numerati con le correzioni autografe, e le sto recuperando tutte quante. Ah, le sto recuperando per un motivo, perché questi hanno portato solo parte di questo scasamento, e dunque in questo momento il materiale di Pizzuto è disperso, perché alcune cose l'hanno buttate via, alcune l'hanno vendute, e io, come un archeologo, ma anche abbastanza disperato, sto cercando di rimettere insieme questo nucleo magico che è la stanza e lo studio di Antonio Pizzuto. Ebbene, in quel racconto di Getulio Alvi, lui racconta come nel letto di morte di Pizzuto, quando Pizzuto era morto, aveva voluto che ci fosse come decorazione, oltre alla sua nomina di questore, soprattutto la nomina e l'essere stato insignito dell'ordine dell'elefante bianco. È una di quelle sue meravigliose adolescenziali o bambinesche. Cioè, io sono stato investito di un ordine assolutamente inutile ma magico, come le Mille e una Notte o i racconti di Salgari, l'ordine dell'elefante bianco. Bene, voi potete immaginare come in scrittura prima per me incomprensibile, poi nella traduzione in inglese, io trovo quella che è la sua investitura a membro dell'Ordine dell'Elefante Bianco per il suo contributo al colloquio tra civiltà e tra paesi, che viene citato in quel racconto come presente vicino al suo letto di morte. Allora, che cosa ho dovuto fare? Mi sono andato a rivedere tutti i pochi documentari, piccoli documentari, rarissimi, e le fotografie di Antonio Delfini,
e facendo degli ingrandimenti, delle zoomate come Blue Up di Antonioni, vado a vedermi che cosa c'è attaccato sui muri della sua stanza, di quella stanza, perché so che quegli oggetti potrei ritrovarli disseminati. È come se stessi recuperando i pezzi di un corpo, i pezzi dilaniati di una realtà e di una avventura dell'anima, e cioè della storia di un uomo, di un poeta. Perché dico questo? Perché uno delle patologie del collezionismo è il feticismo, e cioè di ritenere tutto quello che è appartenuto, che è stato all'interno dell'avventura e del tatto spirituale di quell'autore, sacro. Le sottolineature in un libro, i libri che ha posseduto, le lettere che ha scritto, che ha ricevuto, ad esempio le cartoline che ha inviato. Che cosa ti piace di una cartolina? Non solo quello che c'è scritto, ma anche l'immagine che ha scelto. L'immagine che ha scelto nell'inviare una cartolina per noi collezionisti è un segno. Da tutti i segni noi traiamo auspici e profezie nel nostro rapporto, direi, magico con gli oggetti. Ricordatevi, un collezionista ha un rapporto magico con gli oggetti, e questo fa sì che questi diventino preziosissimi. Ora, io non so in questo momento cosa ho recuperato. Ovviamente ci sono le cose molto belle all'interno di questa casa. Parlavamo prima con Cetta del problema economico. Qui sto parlando di un recupero di pochi euro, mi raccomando. E cioè, per coloro che l'hanno messe sopra e disseminate sulle bancarelle, sono un libraccio. Ovviamente ci sono le partiture e gli spartiti musicali amati da Antonio Pizzuto e che vengono da sua madre e dalla sua passione per la musica. Ci sono i suoi libri con alcune sottolineature importanti. Ci sono alcuni suoi ricordi e ci sono alcuni suoi oggetti, tra cui anche, ecco, questa decorazione, di cui è stato insignito. Ma ci sono anche delle cose preziosissime per me, ad esempio quelle rarissime, meravigliose acque forti che Silvano Scheiwiller gli dona, il grande acquafortista Scheiwiller, prematuramente scomparso, e che, avendo lui fatto una bellissima prefazione nella Scheiwiller alle acque forti di Silvano Scheiwiller, Scheiwiller gli regala in 5 esemplari, tirature d'acquaforte in 4 esemplari del primo periodo, ed erano buttate, disseminate, disperse. Siamo nel 2021. Com'è possibile che è accaduto questo? Com'è possibile? Ma è possibile perché sono andato a fare un po' di ricerche. Le figlie non ci sono più, la fondazione c'è, ma è un fantasma. Non c'è per disattenzione delle autorità pubbliche. Io ho rinvenuto in rete una lettera accorata di una delle due figlie. Abbiamo Maria Pizzuto e Giovanna Pizzuto. Maria abitava proprio in questa casa a Roma, che chiede all'allora sindaco Veltroni nel 2004, nel 2005, una degna sepoltura per suo padre, una tomba al Verano per Antonio Pizzuto, sapendo l'accortezza, l'attenzione nei riguardi del mondo della poesia e della letteratura del sindaco Veltroni, e in più chiede un aiuto. E queste sono eredi povere. Che sovvenzionamenti hanno? Come si può pretendere che degli eredi tengano in piedi una fondazione se non hanno la possibilità di gestirla, mantenerla, avere dei segretari, avere chi se ne interessa e chi proseguirà? È chiaro che qui il collezionista va a intercettare i naufragi, va a intercettare tutto quello che sta naufragando e che non è andato nelle istituzioni o nei luoghi, ma secondo me è naufragato per un motivo ancora più drammatico. Questi naufragi, queste dispersioni, questi nostri ritrovamenti sono i segni dei tempi, e cioè, in realtà, qual è l'amore per l'opera di Antonio Pizzuto adesso? Chi se ne accora? Chi la prende a cuore? Dunque, se io posso scandalizzarmi da giovane adolescente che amava Pizzuto e lo leggeva sulle direttive di Gianfranco Contini, dopo una settimana che ho raccolto questo materiale, io mi ritrovo a casa mia in questo momento
incarnata parte della stanza e dello studio di Antonio Pizzuto. Il che mi mette anche un po' paura, perché è pieno di fantasmi. Quella è Maria Pizzuto, la madre. Sappiamo quanto è entrata nella sua letteratura, quante volte quel ritratto viene descritto. Ma soprattutto immaginatevi che in questo momento io sto facendo una chiacchierata qui con voi, con quel ritratto che doveva avere tutta un'altra destinazione, che ha tutta un'altra avventura e tutta un'altra storia. E questo lo possiamo moltiplicare per decine e decine di dispersioni. Sapete che ho recuperato e ho acquistato l'intero archivio di Dario Bellezza, che non è andato è andato invenduto in un'asta, non ha avuto nessuna istituzione pubblica che si è fatta avanti, e aveva, per ritornare a un discorso importantissimo, quello economico, un'offerta d'asta assolutamente bassa e quasi indecorosa, cioè quella che si potrebbe dire lo si prende immediatamente, considerando quanto dispendio di denaro viene fatto nei consigli di amministrazione della letteratura delle biblioteche. Allora, ho raccontato questa cosa di Antonio Pizzuto perché tutto è avvenuto attraverso un elemento strano che fa parte di quella che io chiamo spesso la magia bianca degli oggetti e delle passioni, e cioè aver intercettato quella foto, e quella foto che mi ha fatto soffermare, quella foto che avevo nella mia mente, e poi ovviamente vedere il diploma con il nome Questore Antonio Pizzuto, e a quel punto ho capito che avevo rinvenuto il tesoro, come in uno scavo archeologico. Tutto quello che era lì doveva essere toccato, visto e visto da me. Ma in realtà questa magia bianca è data dal fatto che incontro quella bancarella in quel momento a Porta Portese, e che soprattutto questa magia bianca è frutto delle mie letture e delle mie guardature dei documentari di Pizzuto, perché c'è un documentario che io amo in particolare di Pizzuto, un piccolo frammento che la dice lunga sul discorso che stiamo facendo. E Pizzuto si trova in quel documentario, non si vede la stanza, ma si sta trovando sulla sua scrivania, la lampada che vede sulla scrivania poi l'ho presa io, cioè ce l'ho io quella lampada, chiaramente, della scrivania di Antonio Pizzuto. Voi potreste dire: a che serve? Ce l'ho, non lo so a cosa serve, ma ce l'ho. E questa è la follia del collezionismo. Ebbene, lui racconta un fatto straordinario, secondo me, che quando uscì il racconto Ravenna, dopo circa un mese e mezzo, due mesi che il racconto era uscito, Pizzuto si fa mandare il resoconto delle vendite e scopre che è stato venduto una copia di Ravenna, cioè del libro, del racconto Ravenna, è stata venduta una copia a Napoli. Essendo un questore, fa fare un'indagine poliziesca. Vuole sapere e onorarlo chi è il lettore. È felice. Uno ha comprato Ravenna, io voglio fisicamente guardarlo negli occhi. Voglio sorridergli. Voglio sapere chi ha comprato il mio libro. Essendo un questore, dunque capace di fare indagini ad altissimi livelli, fa parte dell'Interpol Antonio Pizzuto. Perché fece parte dell'Interpol? Perché conosceva le molte lingue. Conosceva benissimo il tedesco, l'inglese, d'accordo, e le lingue orientali. Dunque venne utilizzato in realtà per queste doti, a lui non importava niente della carriera. Ebbene, viene a scoprire che il volume di Ravenna, cioè quella copia di Ravenna, è stata comprata dall'agenzia di viaggi di Napoli per far parte, perché l'ha preso per una guida alla città di Ravenna e che possa servire per eventuali informazioni. Per cui in realtà quel lettore neanche c'è, era un lettore falso. Ebbene, secondo, lo racconta con una tale felicità, con una tale sprezzatura, con una tale rassegnazione a quello che è il mondo delle lettere, il mondo della poesia, che devo dire per me è uno degli aneddoti più felici. Non fa acrimonia nei confronti delle vendite, di chi legge poco. Sa che la sua letteratura è difficile. Certo, dice, mi è dispiaciuto sapere che l'unico lettore non era neanche un lettore, ma aveva equivocato riguardo al titolo Ravenna, e dunque era per interessi geografici. Ovviamente sarà stato pure profondamente deluso, perché quando riceverà il libro con Ravenna si accorgerà che non si parla a livello turistico della città di Ravenna. Perché vi racconto questo? Perché quando io a Porta Portese recupero questi oggetti di Pizzuto, voi dovete immaginare come risuonano in me. Cioè, il collezionista
in un certo senso va a cercare i suoi amori, cioè è sempre, e sono sempre forme di innamoramento. Io non potrei mai intercettare chi non ho amato, non lo riconosco, non ne vedo i segni, non ne vedo i frammenta, i rerum frammenta, no? Queste rime sparse, credo che sia uno dei grandi simboli della condizione della poesia e degli oggetti della poesia, di essere dispersi. Vi ho detto di questa avventura legata ad Antonio Pizzuto, una lettura, un'avventura ancora in corso, perché chiaramente ho chiesto e ho supplicato quelli della bancarella di portarmi e di farmi vedere tutto quello che loro hanno caricato in quella casa, ma loro non se lo ricordano. Hanno messo nei scatoloni, poi disperso nei magazzini, e dunque è due volte disperso, non è unita. E io ogni domenica sono come un disperato che vado sperando che loro portino uno dei pacchi, uno dei quadri, uno degli oggetti. Considerate che il dattilo scritto, una parte del dattilo scritto di paginette l'ho rinvenuto dopo a settembre, cioè la settimana scorsa. Cioè domenica che è appena trascorsa, ho preso il dattilo scritto di una dei capitoli di paginette mandato da Pizzuto, e un indice immaginario ancora non definitivo di una raccolta, di una sua raccolta che lui fa in una carta tutta floreale, perché amava tantissimo alcune eleganze e liberty. Ora, dunque, questa è un'avventura ancora in corso, e che ovviamente mi rende insonne, cioè mi rende insonne nel senso che sto attendendo e non so in quali punti bui dei magazzini ci sono oggetti di questo tipo e io possa andarli a ritrovare. E, io avrei bisogno, ma ci sono pochissimi lacerti. C'è una foto dove c'è la figlia Maria seduta sulla scrivania di Antonio Pizzuto. Ebbene, io quella foto, come nel film Blue Up, ho la gigantografia per poter vedere tutti gli oggetti e riconoscerli e mapparli nel ritrovarli. Come notate, si regredisce a una favolosa infanzia, o a una caccia al tesoro, o a una mappatura del tesoro, anche perché qui c'è per me l'esigenza, e questo l'ha detto benissimo Walter Benjamin, di rimettere insieme le membra disperse, che in questo caso sono le membra del luogo, delle carte, dei ricordi, degli oggetti d'affetto personali intimi di Antonio Pizzuto. Un'altra cosa che sto adesso, su cui sto lavorando in questo momento, è la libreria di Carlo Bordini. Carlo Bordini ogni tanto rimaneva stupefatto che io andavo a trovarlo e gli portavo una sua pubblicazione che lui non aveva, cioè che io avevo rinvenuto una sua libretto, una sua plaquette che lui aveva perduto. Perché Bordini meravigliosamente trascurava la memoria e la catalogazione del proprio materiale, di se stesso. Che caratteristiche ha la libreria di Carlo Bordini? Prima di tutto è una libreria piena di amputazioni, cioè che si è perduta, si è smarrita, ha smarrito interi pezzi durante i traslochi e i passaggi da una città all'altra. Perché? Perché è molto interessante il fatto che Carlo Bordini non era un bibliofilo, uno. Non era un letterato. Cioè non leggeva poesia e libri per poter catalogare, mettere in ordine, giudicare, mappare il panorama della poesia contemporanea. Non era un ex poeta, era un poeta. E dunque assolutamente fuori dalla letterarietà e fuori dai consigli di amministrazione. Dunque la sua libreria ha una luce speciale, è una libreria di libri, sembra assurdo dirlo, letti, cioè che ha letto non per catalogarli, per trovarci qualcosa, per incontrarli. I libri di Carlo Bordini sono letti in questa maniera,
sottolineature, commenti a matita e a penna di tutto ciò che gli è piaciuto, gli sta piacendo e non gli piace, dunque diventa una libreria intima e che non posso rendere pubblica. Perché? Perché è piena di libri di poeti contemporanei dove a fianco ci sono alcuni suoi commenti. Molto forti. Alcuni nomi hanno a fianco sottolineature e commenti di una puntualità straordinaria. Lui opera due ragioni, commenti e le orecchie, fa le orecchiette ai libri. Le orecchiette ai libri sono tutti i passaggi, tutte le letture, tutti i momenti che lo hanno toccato, emozionato e colpito. Quello che è interessante è che noi, leggendo la libreria personale di un poeta, non pubblica, possiamo andare a rintracciare i suoi modelli nascosti. Cosa intendo per modelli nascosti? Una cosa che mi interessa molto, cioè il fatto che i poeti, i letterati, quando vengono, un poeta viene intervistato su chi sono i suoi modelli, su chi lo ha ispirato, quale ritiene in quel momento un poeta importante, barano, cioè tendono a cancellare le tracce, perché darebbero a noi il filo maestro per arrivare a capire le origini della tua poesia. Potremmo dire in maniera molto offensiva, da chi hai copiato? Da chi ti ha ispirato e chi hai copiato? Ah, io ho molte librerie di poeti, di smesse e di letture, dove rispetto alle loro dichiarazioni le librerie attestano tutte altri amori e altre conoscenze e illuminano. Vi faccio due esempi da Carlo Bordini. Ovviamente non posso farvi esempi di libri di poeti contemporanei viventi, quasi tutti all'interno dei consigli di amministrazione, e i giudizi in alcuni casi che Bordini fa in questi libri. Mi interessano più altri due elementi. Uno, per non dilungarmi troppo, è che vi ho detto un collezionista interpreta da tutti i segni i segni. Da tutti i segni interpreta i segni, che significa che quando io ho ereditato la libreria di Carlo Bordini, Carlo Bordini per testamento ha lasciato a me la sua libreria. Che l'abbia fatto, credo che lo capiate forse da come mi sentite parlare. Chiaramente era un desiderio di tenere unite le membra che si sarebbero facilmente sparpagliate come frammenti. Certo, per me avere la sua libreria è un elemento di amicizia profondissima, perché non è una libreria da studioso, ma è una libreria come se io mi trovassi a leggere insieme a lui. E devo dire, è per me molto emozionante per il mio legame con Carlo Bordini. Allora, Carlo Bordini, ad esempio, quando andai a prendere la libreria, non buttai nulla, questa è la prima regola. Ogni oggetto, anche il più disprezzabile, può portare un segno prezioso. E uno dei segni più preziosi che io ho trovato nella libreria di Carlo Bordini è quella dei gialli Mondadori. I gialli Mondadori, letti da Carlo Bordini e sottolineati da Bordini, sono una cosa bordiniana al 100%. Cioè lui riesce a leggere all'interno... Ah, questo è un po' particolare, come vedete, questo giallo, perché c'è un'annotazione manoscritta di Bordini che scrive, ve lo leggo, attenzione, non buttare, è riferito a se stesso, la rivista di Ellerin Quinn serve per finire Gustavo, cioè per finire il mio romanzo Gustavo, mi serve quello che c'è qui in un racconto giallo di Ellerin Quinn. Cosa faccio? Io vado a leggermelo e mi accorgo di un fatto. Attraverso gli occhi di Carlo Bordini, sentite come questo bruttissimo giallo, è un bruttissimo giallo, vi leggo l'incipit, si intitola Perché vuoi uccidermi, di Luna Wolf, ha un inizio di questo genere. Che ne dici se andassimo a fare una crociera? Lei gli sorrise dolcemente. Come vuoi tu, caro, naturale, che ci sarebbe andata, pur sapendo che lui avrebbe tentato di ucciderla. Allora, questo inizio di una coppia felice, dove lei all'invito di una crociera è convinta che inevitabilmente, pur amandosi da 20 anni, lui la voglia uccidere, ha una potenza bordiniana, ha una estraneità di quella che è la contraddizione dei sentimenti del vivere,
che sono presenti in questo incipit, e poi leggi tutto il giallo e prende le regole ragionevoli del giallo, dunque meno interessante. E c'è un altro elemento che volevo sottolinearvi. Credo che tra le scoperte più interessanti che credo di aver fatto nella biblioteca di Bordini è che Bordini indica uno dei suoi testi di riferimento, cioè ritiene che uno dei libri più importanti del Novecento, assolutamente oubliato, trascurato, e che invece forse la più grande raccolta del secondo Novecento è Trasumanar e organizzare di Pierpaolo Pasolini del 1971. Reietto, di cui tutti parlano male, perché tutti dicono la solita frase ormai da 20, da 50 anni, il primo Pasolini è il grande poeta, poi non più, Bordini lo legge proprio per questo e si accorge di un fatto. Ve lo dico molto in sintesi, ovviamente non vi elenco le poesie che lui sceglie in una sorta di decalogo di quelle che sono per lui i punti di riferimento assoluti, ma direi che ci sono due grandi concetti che sviluppa nella lettura di Pierpaolo Pasolini. Il primo è la fuga dalla letterarietà, la assenza di un tono, la noncuranza stilistica, ma soprattutto dice una cosa Bordini: Dio ci liberi e scampi dalle belle poesie. Dio ci liberi e scampi dalla bella poesia. Questo è un concetto veramente straordinario. Lui riprende un'immagine, una dichiarazione di Elsa Morante. Cos'è un poeta? Un poeta è un uomo che si occupa di tutto meno che di letteratura, a cui sta a cuore tutto meno la letteratura. E dunque lui dice i poeti invece si rivestono di letteratura. In Pasolini lui cosa trova? La fuga dalla letterarietà, secondo elemento, credo che sia una delle più belle espressioni, un grande sound prosastico. Cioè quello che lui cerca anche nella lettura è un grande sound prosastico. Tanto che arriva a una bellissima definizione. Bisogna passare dalla poesia in forma di rosa alla poesia in forma di prosa. Bisogna passare dalla poesia in forma di rosa, e qui gioca su un titolo straordinario e importante di Pasolini, ma ancora tradizionale, ancora poeticante, a una poesia in forma di prosa, in cui il sound prosastico possa rendere il magma della vita e in un certo senso stritolare la retorica. Ora, per Carlo Bordini, Pasolini in Trasumanare e organizzare si libera da tutta la letteratura, con il rischio che questo comporta, e soprattutto riesce a inventare, a trovare un sound prosastico, per lui importantissimo, e cioè una poesia in forma di prosa. Poi chiaramente quello che lui ama è il fatto che Pasolini con questa raccolta esce dalla città di Dio, cioè dalla città del padre, dalla città del patriarcato e dunque anche dalla città del potere letterario. Per una poesia che, come abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata, è una poesia nella sua forma più alta come avventura di guerriglia clandestina, di sopravvivenza. Volevo finire ricordandovi, lo ricordo sempre, che una delle più grandi raccolte di tutta la letteratura italiana, cioè Il porto sepolto di Ungaretti, è uscito in 80 esemplari in una carta tutta fiorita. Non è uscita in 80.000 esemplari o in 800.000 esemplari, è uscita in 80 esemplari e distribuita ad personam. Ebbene, Il porto sepolto è fiorito ed è esploso come fioritura in tutto il mondo per i secoli dei secoli. Dunque, attenzione, la storia povera, come diceva Montale, i carboni ardenti della poesia comunque esplodono e bruceranno prima o poi. Allora, mi fermo qui perché sennò mi porto via troppo tempo, abbiamo detto un quarto alle sette di interrompere, ho dato un po' di indicazioni, ho raccontato un po' quello che sto facendo in questo momento, spero di esservi stato utile. E chiaramente vi ringrazio per l'attenzione. Beh, noi ringraziamo te, ti ringrazio tantissimo Giuseppe.
Tutto molto molto importante quello che hai detto, soprattutto sul filo di questa tua profonda passione per la poesia, con tutto quello che segue e che ne consegue. Vorrei fare un'osservazione. Sì. Una volta c'erano gli ispettori bibliografici, i quali si occupavano di sovraintendere in qualche modo al territorio, alla ricerca di realtà private, fossero esse biblioteche o archivi. Per quanto riguarda gli archivi, mi diceva una persona che negli archivi lavora, che sono rimasti talmente pochi che non parliamo di ispettori, ma non ci sono nemmeno gli archivisti semplici, che pure avrebbero questa funzione di sovrintendere a dei pezzi di territorio. E no, non solo, ma le risorse economiche del Ministero, che pure potrebbero permettere di finanziare i lavori della Fondazione Pizzuto, di favorire l'acquisto di archivi privati. Una volta gli ispettori avevano come loro compito quello di andare nelle case d'aste, di seguire i movimenti delle case d'aste per andare poi ad acquistare cose che sembravano importanti, giravano moltissimo. Quindi non solo non ci sono più, perché gli organici del Ministero della Cultura sono quello che tutto voi sapete e che noi, essendo comunque rimasti all'interno, conosciamo ancora meglio, ma le risorse economiche vengono da un po' di anni destinate praticamente quasi solo agli archivi dei sindacati e dei movimenti politici, che ricevano finanziamenti non solo sul capitolo appositamente a loro riservato, ma anche sul capitolo generale, che dovrebbe servire invece ad aiutare anche realtà diverse. E quindi mi diceva questa persona, questa funzionaria, che sono in grave pericolo e grave rischio tutti gli archivi appunto letterari e soprattutto gli archivi anche ecclesiastici, che conservano del materiale preziosissimo per la storia della cultura, per la memoria culturale del paese, e che nei piccoli posti provinciali, nelle province del Lazio, nelle province della Toscana, veramente rischiano la perdita completa delle carte e dei documenti. Quindi benvenga il collezionista come te, che riesce a recuperare sulle bancarelle dei rivendugli cose importanti. Benvengano i collezionisti che sopperiscono a quanto il Ministero della Cultura, non dico per mancanza di fondi, perché fondi ci sono, ci sarebbero, ma scusate, spesso per ignoranza, spesso per appartenenza a quel sistema dal quale Carlo Bordini si teneva molto lontano, cioè il sistema dei consigli d'amministrazione, il sistema della letterarietà togata, diciamo, chiamiamola così. E, no, quindi per distrazione e per, tra virgolette, ignoranza di qualche tipo, non tutelano, sono distratti, e il collezionista invece riesce a ricucire pezzi di storia, sperando che poi qualcuno si risvegli e invece di acquistare certi archivi o di sostenere certi archivi, vada per esempio a indagare a che ne è dei letterati del secondo Novecento, quelli che non ci sono più, che sono morti. E chiudo. Non so se qualcuno vuole ha delle domande da fare al nostro Giuseppe Carrera.
Ma forse una domanda, una curiosità, no? Se ha altri fondi, altri autori sta raccogliendo o che ha raccolto, così, a parte Bordini e Pizzuto, che chiaramente no, meraviglia di Pizzuto proprio. Ah, se ho cioè, altri archivi? Sì. Allora, io in realtà mi occupo molto più di poesia di ricerca cosiddetta, per cui ad esempio ho raccolto alcuni archivi importanti che andavano dispersi, come quello di Giustina Prestento, No, l'ho Mirella conosciuta, no? Bentivoglio, Giovanna Sandri, soprattutto. Chiaramente, come credo di aver accennato nella mia chiacchierata, vado cercando le storie sommerse, trascurate, cioè ho come l'impressione che ci sia nell'oblio della storia in realtà un processo di rimozione, dunque alcune delle cose più importanti in questo momento sono rimosse, in quanto rimosse sono nascoste e dunque ho, ad esempio, il materiale dell'incontro tra arte e femminismo è tra quelli che ho più indagato, come ricerche, come materiale messo insieme. Poi nel campo della poesia, tantissimo, anni 80 e 90, per un motivo, è come diceva Cetta Petrollo, il problema è che nella raccolta delle biblioteche, quando anche i mercanti le mettono insieme, loro scelgono Montale, Ungaretti, anni 80 e 90 viene tutto buttato. Cioè noi ci ritroveremo fra un po' di anni che alcune poesie di poeti importantissimi degli anni 90, di questi noi non riusciremo a trovare se non rarissimamente la prima pubblicazione o la seconda pubblicazione perché sono andate completamente buttate. Ci sono intere biblioteche, interi archivi che vengono buttati. Da questo punto di vista, è molto più la dispersione che non il recupero e soprattutto direi la non conoscenza, ecco l'ignoranza di cui parlava prima Cetta, cioè è chiaro che ogni consapevolezza è strettamente legata, abbiamo detto, a un rapporto affettivo con quell'autore, con quella stagione, con quella avventura. Il collezionista, ma direi chiunque si occupa di archivi o come studioso deve essere un archeologo del presente. Deve proprio affrontare in maniera archeologica il presente. Il presente significa che noi in questo momento abbiamo la difficoltà a reperire dei volumi o delle plaquette importantissime di 10 anni fa, uscite 10 anni fa. Mentre possiamo trovare chiaramente D'Annunzio perché alcuni grandi sono stati conservati e dunque questa è una pigrizia abbastanza, no, notevole, oltre che l'oblio investe tantissimi grandissimi momenti della nostra letteratura. Se non c'è una devozione, è chiaro, se non c'è, chiamiamolo in termini un po' esagerati, un ordine monastico di lettori e di appassionati, le cose scompaiono, le cose finiscono, se ne vanno. Per me l'esperienza di Antonio Pizzuto è chiara, è uno che sta rischiando il baratro dell'oblio totale. Questo. Io, scusate, volevo complimentarmi con il dottor Giuseppe perché mi ha dato quella sensazione di non trovarmi dietro a un telefono ad ascoltare, ma ho avuto quella sensazione di essere a teatro. No, no, veramente, veramente. Quindi complimenti da parte mia. Cioè, Grazie. come la sua interpretazione mi è piaciuta tantissimo. Grazie mille. Grazie. Salve professore, volevo chiedere quali saranno, se sono già in programma, le prossime iniziative o incontri online oppure dal vivo, se ha già programmato qualcosa, diciamo, nelle prossime settimane. No, al momento no, perché purtroppo comincia il mio corso al master e sarò Ah, immerso lì. ho Però capito. ovviamente segnalo appena c'è qualche possibilità. Ah, ok, Pubblico perfetto. no. Sicuramente ci sarà una lezione al macro sui cavalli di Cunellis, però credo alla fine di ottobre, primi di novembre, una degli incontri al macro. Perfetto, anche Va allora. Mi bene. segno qualcosa. Grazie. Io spero di riaverlo anche da noi, Spero di riaverti qui con noi, dal vivo Dal vivo. sicuramente, e poi anche in qualche incontro formativo per gli studenti.
del liceo. Volentieri, volentieri, Ah, volentieri. ecco, c'è Marco Giovenali che vuole chiedere Lo qualcosa. saluto, è uno dei miei maestri. Ma non so, forse sei tu il maestro mio, ma comunque. No, è il contrario, so quelle cose, sei assolutamente tu, credimi. Comunque, Allora. intanto grazie, ho potuto ascoltare soltanto una parte, però mi faceva piacere appunto sottolineare l'attenzione che hai avuto per Pizzuto, in particolare uno dei grandi della ricerca, che è stato appunto seguito tantissimo in passato, o comunque parzialmente, ci sono stati molti anche studiosi interessati al suo lavoro, quindi a maggior ragione mi sembra impressionante e deprimente anche la situazione in cui si trova il suo lavoro adesso. Questo forse in parte è dovuto anche probabilmente così al fatto che Pizzuto, rispetto a autori bibliograficamente più, diciamo così, con le spalle più coperte da una quantità di studi già su di loro, è un autore relativamente di nicchia, diciamo, e quindi dal punto di vista accademico paga meno fare degli studi e approfondire il lavoro di Pizzuto piuttosto che occuparsi dell'ennesima opera magari minore di un autore però più gettonato. E quindi questo è un altro, secondo me, delle pecche, dei problemi che l'Accademia, con cui l'Accademia dovrà fare i conti, perché quello di cui non si occupa sembra che non esista, e invece non è così. E l'altra cosa che volevo dire è suggerire a tutti, adesso magari lo scrivo nella chat, di seguire il sito di cui anche Giuseppe è collaboratore e redattore, che è slowforward.net, perché spesso i materiali che Giuseppe, diciamo, che riguardano la sua attività o le notizie che riguardano la sua attività compaiono lì, quindi se volete potete seguirlo lì. Tutto qui. Intanto ringrazio e Giuseppe, ovviamente Cetta, per questo bellissimo incontro. Grazie, grazie Marco. Grazie Marco. Allora, se nessuno vuole aggiungere qualcosa, io rinnovo i miei calorosissimi ringraziamenti a Giuseppe Garrera e a Grazie. tutti voi che ci avete seguito e Grazie a voi. Alla prossima. sì, vi dico che il 16 ci sarà un incontro con Emanuele Trevi per la presentazione del suo romanzo Due vite, che ha vinto, come tutti sapete, il premio Strego. Quindi alle 16, alle ore 18. Se avete tempo e vi volete collegare alla nostra televisione privata, siamo molto contenti. Grazie, un saluto a Arrivederci, tutti. buona Grazie, serata. Un saluto alla famiglia. grazie, grazie, grazie. Grazie mille a tutti voi. Ciao, ciao a tutti. Arrivederci. A presto. Ciao Maria Teresa. Ciao, ciao Cetta. Interrompo la registrazione. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao.